con una prima giornata di inizio veramente all'insegna di ciò che ci aspettavamo, a parte un imprevisto piacevole, cioè l'incontro fra il sottosegretario Davide Faraone e i sindacati. Il tutto sta procedendo come noi volevamo, le persone stanno gradendo, stanno partecipando e comunque io ritengo che il messaggio stia arrivando. Fare insieme, programmare il futuro e parlare e fare le cose anziché limitarsi solamente ad attaccare e a criticare. C'è bisogno di una consapevolezza che è rappresentata dal luogo in cui siamo, e cioè un luogo abbandonato in cui tutti assieme possiamo in maniera simbolica riportare il territorio provinciale ad avere un'idea di sviluppo e un'idea di superare questo momento di crisi tutti insieme. Un'altra cosa che abbiamo voluto mettere in evidenza anche nella scelta del posto è la mancanza a Siracusa e in provincia di zone dove poter accogliere manifestazioni come queste, e quindi è un segnale rispetto al fatto di un'attenzione che dobbiamo porre, perché se vogliamo essere una società turistica con un porto che accolga va ripensato tutto lo sviluppo della città. E quindi sono costretto anche a utilizzare queste interviste per dare una nozione tecnica per cui magari oggi non è riuscito a partecipare perché magari c'era confusione in via Lorina e magari non ci sono dei posteggi vicini. Noi abbiamo fatto una navetta che durante tutto il periodo della manifestazione collega questo luogo dal Molo Sant'Antonio fino ad arrivare anche a vicino la Dogana di Siracusa, il mercato generale, dove è possibile posteggiare. Quindi lo dico a tutti quelli che magari vogliono partecipare invece e hanno la preoccupazione della strada o del posteggio della strada a piedi. C'è questo collegamento per tutto il periodo della manifestazione.